Ecco in campo allora Barcellona contro Legia Varsavia. Nel Barcellona gioca il figlio, secondo figlio di Kluivert, Shane Patrick Kluivert con il numero 9. Adesso vedremo se sarà nei titolari. Sul pallone con il numero 11 Sebastian Baranowski, uno dei migliori del Legia Varsavia come abbiamo visto prima. Colpito una traversa contro il Lugano che poi ha vinto 1-0 la partita. Barcellona che prova a farsi vedere con il numero 10, area di rigore, subito il tentativo da parte del Barça con Xavi Castellanos Pardo. E subito vicino al gol del vantaggio la bella parata di Marcel Pernal. Rimessa laterale per il Barcellona. Bernal Casas. Tocco dietro per il numero 2, Scaler Callejas. Poi Jordana Camara, ancora con il numero 8. Il gol è di Jordana Camara, Gibert di nome. E l'1-0 arriva dopo 30 secondi. Barcellona avanti. Con il numero 8 Jordana Camara. Ecco il suo destro d'esterno vincente, nulla da fare per il portiere Pernal. Qui non ci arriva Vasiak Libiszowski. E allora rimessa laterale ancora per il Barcellona. Pallone dietro gestito dal numero 3 Oscar Torreyas Duran. Poi con il 10 Castellano Spardo. Ancora Castellano Spardo, sbaglia. Prova a farsi vedere Legia Varsavia. Ma c'è l'errore nel tentativo di servire il numero 11 Baranowski. E allora ancora Barça. Che arriva a chiudere Piotr Bergiel. Per un attimo solo però. Ancora Barcellona con Marc Bernal Casas. Largo a sinistra. Tocco centrale sempre per il numero 10 Castellano Spardo. Poi il 3 Oscar Torreyas Duran. Colpo di tacco molto buono di Baranowski per il tentativo di Bergiel. Che cerca largo Svietoczowski. Fermato però numero 7. Ancora Legia Varsavia, se ne va sulla destra, viene fermato Vietoczowski. Barcellona che si butta avanti con il numero 10. Il tentativo in profondità, Kluivert davanti al portiere. Ancora Kluivert, si ferma, cerca qualcuno, lo trova. È l'autore del gol del vantaggio, Jordana Camara. Pallone deviato in rimessa laterale. Ottimo controllo di Bernal Casas, calcia, deviazione, calcio d'angolo.
dalla bandierina il Barça. Ancora Giordana Camara, prova dalla distanza, stavolta esce il suo destro. Allora si ributta avanti Legia Varsavia, ma il pallone è uscito, Bergiel non è riuscito a tenerlo in gioco. Bernal Casas va a largo, poi centralmente Torreyas Duran, ancora Giordana Camara, fermato per un attimo, poi recupera palla Xavi Castellanos Pardo. Ancora lui, fermato questa volta nel suo break, Giordana Camara. Perde il contrasto, recupera palla per il Barça. Cerca Kluivert. Pallone per Piotr Bergiel, fermato ancora. E allora ci riprova Castellano Spardo. Buona la discesa e il tentativo di palla dentro per Kluivert da parte di Bernal Casas. Kluivert! Arriva il 2-0. Segna Shane Patrick Kluivert. Uno dei figli di Patrick Kluivert. Eccolo qui il gol. Grande aggancio col sinistro e poi destro imprendibile per Marcel Pernal. Quinto minuto è 2-0. Ancora un tentativo in profondità da parte del Legia Varsavia. Palla dietro per Marc Bernal Casas. L'errore. E allora attenzione, Legia Varsavia davanti alla porta con il tentativo da parte di Baranowski e la parata del portiere del Barça che si oppone al destro di Baranowski. Poi Giordana Camara esce bene e serve altrettanto bene Bernal Casas, che ha qualche problema nel controllo, alla fine va via con un gran numero, ancora il numero 6, si ferma, temporeggia, attende qualche compagno, non arriva nessuno, ma si conquista comunque una rimessa laterale. Gibert, Giordana, Camara. La rimessa adesso per il Legia Varsavia. Ora Polacchi con questo tentativo buono da parte di Svietoczowski che viene però poi fermato. E allora centralmente Xavi, Castellano Spardo, perde palla. Baranowski con una mano strepitosa ancora la parata del portiere del Barça. Con il numero 13 Jordi Saucedo Avaroma. Ancora Barça. Xavi, Castellano, Spardo, largo per Giordana Camara, dentro verso Kluivert, pallone che non giunge al numero 9, ancora però Xavi, ferma palla, poi serve, largo Giordana Camara, che cerca un pallone al centro, o meglio forse un tiro in porta, alla fine butta fuori. Bernal cerca un tocco verso Baranowski, c'è un fallo però subito dal numero 8 del Barça. Il
Il lancio in profondità da parte di Bernal Casas. La possibilità del Barça con Xavi che recupera palla ma gliela porta via Svetočoski. Rimessa laterale per Torrens Salvat. Gioffre. Ancora Giordana Camara. Gibert. 1-2 con Bernal Casas. Ancora il numero 6, Casas. Con il destro sotto l'incrocio e 3-0 al nono minuto con Marc Bernal Casas. Gran gol. E 3-0 Barcellona. Decimo minuto. Lega che prova a reagire. Barcellona troppo più forte, poi ancora gestisce il possesso del pallone. Qui con Oscar Torrellas Duran. Fallo in favore del Legia Varsavia. In profondità il colpo di testa, poi lotta Kluivert, il tocco è per Xavi che non perde palla e serve Bernal Casas, fa Marc di nome, recupera il pallone ancora Marc Bernal. Ben riuscito, gioca benissimo il Barça. Kluivert lascia passare, attenzione Xavi, il tocco corto e poi la parata da parte di Bernal che evita il 4-0. Baranowski, c'è un fallo, si gioca dice l'arbitro, qui forse ci stava il calcio di punizione in favore del Legia Varsavia. Poi lancio in profondità ancora per Bernal, deve uscire Bernal e lo fa bene. Pallone largo dove c'è Torrens Salvat. Si deve fermare perché è rimessa laterale. Colpo di testa, prova a approfittarne Baranowski. Con calma il portiere Jordi per Gibert. Ancora Xavi, Gibert. Prova ad andare lui, numero 8, viene messo giù, c'è fallo, calcio di punizione. Il fallo commesso da Vasiak Libizowski. Sarà probabilmente anche l'ultima azione. Ci va col sinistro Marc Bernal Casas. Sinistro sulla linea, respinto proprio da Vasiak Libizowski. Finisce qui il primo tempo, 2-0 per il 3-0 per il Barcellona, chiedo scusa. Il pallone largo per Sugner, va da solo il numero 11, area di rigore, prova a calciare, viene fermato, c'è il fallo
commesso sul numero 9 Navrocki. Ancora Navrocki. Si accontenta della rimessa laterale. Sempre Sugner. Ancora servito il tentativo con il destro, la parata da parte di Pernal che in qualche modo poi riesce ad allontanare. Ci aveva provato con il numero 4 Saez Robredillo. Ecco qui la parata da parte di Marcel Pernal. Ancora David Escoda, Sugner. Sempre Barça in possesso con Giordana Camara che non è uscito, l'unico del primo tempo, poi il tentativo ancora. Col fuorigioco però da parte di Lamen Jamal Nasrachi e Banà. Riesce a recuperare palla il Barça e poi arriva il gol proprio di Lamen Jamal Nasrachi e Banà al 14esimo, il 4-0 dopo il tiro di Joel Escaler Callejas, la respinta di Pernal e il tapin vincente di Nasrachi e Banà. Barcellona, adesso è dura per il Legia Varsavia. Dietro per Farremiro. Ancora Giordana Camara. 1-2 parte del Barça, grande azione, alla fine l'ultimo tocco è in calcio d'angolo, cercato di fare il gol del 5-0 Joel Escaler Callejas. Sarà invece calcio d'angolo con Robredillo. Va ribattuto il corner però. Palla dentro, il colpo di testa da parte di Farremiro esce di poco. Recupero palla ancora da parte del Barça. Cambio gioco perfetto da parte di Nasrachi e Banà. Pallone centrale, prova ad arrivarci qui Callejas, viene fermato, poi però c'è Robredillo. Farremiro. Due tempi, il pallone ancora per Callejas, il suo diagonale un po' masticato, finisce fuori. Pallone per Robredillo, il 5-0 arriva con Robredillo, David Saez Robredillo al 17esimo. Barcellona. Prova a manovrare Legia Varsavia con grandi difficoltà. Qui Rozanski
Pallone buono per Fox. Ancora Rozanski, fermato. Riparte benissimo il Barça. Pallone buono. Col tentativo rientra sul destro e calcia alto sopra la traversa. Qui Nasrachi e Banà. Pallone buono per Rozanski, chiude non benissimo però Farremiro, alla fine torna sul pallone il numero 12 del Barça e si guadagna una rimessa laterale. Dentro Roblevio, allarga a sinistra, non può recuperare questo pallone, numero 11 Davide Skoda-Sugner. E allora Rozanski. All'indietro per Pernal. Recuperato per un attimo il pallone dal Barça con Farremiro. Poi Robredillo mette ordine a sinistra per Sugner. Farremiro, tutto di prima, gioca benissimo il Barcellona. Azione travolgente con il pallone dentro per il sinistro da parte di Bernal. Fermato, poi ancora Bernal, un'altra chance. Si appoggia Sugner. Robredillo la rimanda avanti dove... Nasrachi e Banà commette fallo, ma bellissima l'azione precedente qui con il tocco di Callejas e poi quello di Bernal Casas. Robredillo ruba palla ancora, Casas 1-2 richiesto e ottenuto, ancora Casas col sinistro, Bernal. Poi recuperato il pallone ancora da Rozanski che prova ad andare in profondità. C'è Farremiro a chiudere e a ripartire sulla destra dove c'è Callejas. Robredillo, un dribbling. Robredillo, viene commesso fallo. Tentativo di Farremiro, pallone fuori. Ancora recuperata la palla dal Barça con Giordana Xavi. Poi però si fa vedere il Legia Varsavia. Quando ormai mancano pochi minuti al termine della partita, 5-0 Barça. Robredillo riconquista palla. Xavi. Tentativo da parte del numero 7. Segna il 6-0. Nasrachi e Banà. Per il Barcellona. Doppietta per Nasrachi e Banà.
Ancora un recupero palla da parte del Barça, qui lotta bene però il numero 2 Rozanski, che cerca il pallone dentro per il numero 8 Oldak. Ora Nasrachi a lottare, arriva per primo su questo pallone e arriva il fischio dell'arbitro, fallo però del numero 7 del Barça. Direttamente in rimessa laterale Pernal. Xavi. Prova ad andare con il pallone per Nasrachi. Nasrachi dentro l'area di rigore, se l'allunga. Calcio d'angolo, tra poco Barcellona-Lugano qui. Alla dietro Xavi non trova il pallone. Poi tocco da parte di Farremiro, ancora Farremiro, prova ad andare via lui, Farremiro, arriva il 7-0 con il numero 12, Farremiro al 24esimo. Risultato finale del campo B, Genk 2, Rastri da 1, si preparano la Super Genk sullo stesso campo. E allora 7-0, davvero nulla da fare per il Legia Varsavia, vedremo se invece il Lugano saprà resistere di più alla forza del Barça. Finisce 7-0 per il Barcellona contro Legia Varsavia.